Comune di Cagliari si è sempre dimostrato sensibile a questi temi e a questi progetti. Il volontariato internazionale e la mobilità culturale sono delle grandi occasioni di crescita anche per le comunità locali. D'altronde il Mediterraneo stesso è stata proprio la culla della cultura, della civiltà, proprio perché il Mediterraneo era un luogo di incontro tra vari popoli, varie culture, e ha determinato anche che l'Europa, l'Italia, la Grecia, alcuni paesi del bacino del Mediterraneo abbiano anche avuto uno sviluppo culturale superiore ad altre parti del mondo, proprio per questa grande opportunità che era data dal Mar Mediterraneo. Ecco, vedere certi fenomeni invece oggi che tendono a porre delle barriere allo scambio culturale, invece ci fanno capire come poco della storia abbiamo compreso, poco della storia dato la storia come eredità, sappiamo sfruttare, cogliere le occasioni. Ecco, credo che l'interculturalità sia proprio un valore aggiunto. Spesso questo dalla politica stessa non è colto nel suo valore reale e nelle sue potenzialità, ed è lasciato un po' in secondo piano, anzi in alcuni casi si tenta anche di limitarlo e di impedirlo. Devo dire che però in Italia, grazie a tutte le associazioni che fanno parte del terzo settore, c'è una grande vitalità. E grazie alle associazioni, molte cose in cui lo Stato è carente, gli stessi comuni, gli enti sono carenti, grazie alle associazioni l'Italia si regge in piedi. Probabilmente se venissero a mancare le associazioni culturali, sociali, in Italia l'Italia non sarebbe più in grado di garantire servizi minimi dal punto di vista anche sociale, no? Perché questi sono garantiti grazie alla presenza di questa componente importante della nostra nazione. Devo dire che da questo punto di vista però ci dà una mano la comunità europea. Infatti io colgo con positivamente il fatto che nel programma ci sia un momento in cui interverranno i nostri eurodeputati Salvatore Cicu e Renato Suro. Ecco, perché devo dire che magari a differenza dei singoli stati, invece la comunità europea dà grande impulso, mette a correre risorse su questi progetti. Ecco, questa è secondo me la nostra speranza, insomma, che l'Europa continui ad essere unita e che si continui a lavorare su questi progetti. Quindi, secondo me il CASMI è una palestra, cioè anche perché è un processo sperimentale, è iniziato da poco, ogni giorno cambia e si evolve, perché il CASMI comunque sia accoglie nuove associazioni, magari ne perde anche se magari le associazioni non condividono gli obiettivi che abbiamo, quelli che appunto Michele citava, e quindi è una palestra sia per le associazioni che ci sono dentro, perché ci permette a noi stessi di crescere, quindi il fatto che noi condividiamo ci permette di poter crescere le nostre competenze come associazioni, perché è vero che ognuno ha proprio la propria storia, però in realtà insieme facciamo una storia diversa, e poi in realtà secondo me è un bello esperimento anche per la città di Cagliari, sia perché è città capoluogo della regione Sardegna, sia perché la città anche capofila della città metropolitana, e l'idea è quella che politiche come queste attuate dal CASMI e dalle associazioni che ne fanno parte possono in realtà coinvolgere sempre più soggetti, come si diceva prima, anche soggetti di territori un pochettino più piccoli, dove molto spesso i giovani non vedono che ci sono delle opportunità e magari decidono per una serie di ragioni di andare via. E se invece il CASMI, d'accordo anche con i comuni, con gli enti locali e con altre realtà anche imprenditoriali, riesce a fare questo percorso e a crescere sempre di più come sta facendo, perché comunque già cresce, perché crescendo le persone che ci lavorano dentro crescono anche ovviamente le opportunità, secondo me questa può essere anche una buona opportunità per far sì che i ragazzi decidano di rimanere e di investire sulla Sardegna, sia dal punto di vista formativo che dal punto di vista lavorativo, perché è chiaro che i giovani possono rimanere in Sardegna se hanno anche
anche delle opportunità lavorative, non soltanto, diciamo così, formative o di volontariato. Quindi spero che veramente Connessioni sia un progetto che vada a crescere e a offrire delle opportunità ai nostri giovani affinché rimangano, perché sono la nostra risorsa. Cioè, se ci mancano i giovani, in realtà la Sardegna è destinata non a spopolarsi un singolo paese, ma a spopolarsi l'intera regione. Quindi questa è la mia speranza e l'in bocca al lupo che faccio a tutti noi, sia come consigliere che come componente del CASMI. Grazie. Noi siamo un insieme di associazioni che hanno deciso di opporsi a questa logica dell'isolamento della Sardegna e attraverso il ricorso a quello strumento straordinario che sono i fondi dell'Unione Europea per i giovani, ma non soltanto i giovani, abbiamo deciso di impegnarci per fare in modo che quanti più nostri conterranei potessero vivere un'esperienza di lavoro, volontariato e mobilità all'estero, ma al contempo anche far sì che altri europei potessero, o non europei, potessero venire in Sardegna e acquisire quello che di buono, e ce n'è tanto, abbiamo da offrire come terra e come regione. Dopo tanti anni di attività, per esempio la NUR c'è da moltissimo tempo in questo settore, abbiamo deciso di mettere insieme queste esperienze fino ad allora sparse e separate per far sì che potessero rappresentare un'offerta anche alla comunità in termini di crescita, in termini di politica, in termini di attività. Abbiamo costituito questo comitato. Non è un comitato pro forma, è un comitato che realizza delle cose a livello territoriale. E una di queste è Connessioni, un format che abbiamo elaborato qualche anno fa per mettere insieme intorno a un tavolo ideale tutte le associazioni che fanno parte di questo settore della mobilità internazionale, del volontariato internazionale, insieme anche ad altre associazioni, penso soprattutto a quelle magari più piccole dei territori della provincia, che sono interessate a farne parte. Abbiamo così creato un programma di 2 giorni che prevede una serie di appuntamenti, di approfondimenti, di workshop formativi per giovani, di momenti di formazione, tutto assolutamente libero, aperto e gratuito, più degli spunti anche di come quello che citava Guido prima, l'incontro con gli eurodeputati Salvatore Cicu e Renato Soru e altri momenti di approfondimento culturale che nascono dalla collaborazione con il Festival e i Libri Aiutano a Leggere il Mondo, con il quale stiamo operando e che ci consentiamo di ospitare nel pomeriggio del 27 Folco Terzani, figlio dell'importante scrittore. Ora, l'idea è che da questo incontro poi escano spunti, idee, progetti per nuove attività da realizzarsi a livello locale. La nostra speranza è che la piccola associazione, magari la sua seconda o terza uscita, partecipi a Connessioni e scambiandosi contatti, scambiandosi idee, scambiandosi opinioni, poi magari uscendo da Connessioni abbia già qualche idea di nuovi progetti da realizzare qui in Sardegna o anche fuori. Lungo sempre il fil rouge delle politiche comunitarie, noi siamo un comitato dove sono presenti all'interno differenti sensibilità culturali, politiche, religiose, eccetera, eccetera, ma siamo tutti quanti europeisti, questo ce lo diciamo senza ambiguità di sorta. Diciamo, l'imminenza delle elezioni europee ci permette anche di dare di sottolineare appunto con la presenza degli europarlamentari l'importanza delle elezioni europee e quindi del fatto di avvicinare i giovani all'idea di Europa e all'idea di poter incidere sull'Europa anche tramite il voto. È in un periodo in cui la partecipazione giovanile e la partecipazione politica in generale non sono ai loro massimi storici, possiamo dirlo credo abbastanza tranquillamente. Credo che sia molto importante portare questo tema come centrale nel discorso anche sui giovani in Sardegna, per l'appunto. Solo questo. La Connessione si sviluppa su 2 giornate e in ragione di questo ci sarà la possibilità per tutte le persone che parteciperanno di poter seguire una giornata che di tipo, come dicevano, informativo e formativo, e poi eventualmente partecipare anche alla Fiera delle Associazioni che si tiene l'indomani. La nostra associazione partecipa alle attività del Comitato
anche come membro fondatore. Abbiamo visto un percorso di crescita non indifferente in questi 3 anni e ci auguriamo che appunto questa 3ª edizione di Connessioni possa dare valore aggiunto alle nostre attività e avere un impatto molto forte a livello locale, specie per realtà più piccole che potranno godere dei benefici di questo momento di scambio e di connessione appunto. Diciamo che Connessioni è un evento che nasce un po' nel percorso che è stato fatto da diverse associazioni che si sono unite spontaneamente. Questa è una cosa che secondo me è importante, perché tutte le associazioni che hanno lavorato in questo tipo di ambito si sono resi conto che ci sono delle difficoltà quotidiane nel portare avanti progetti di questo tipo. Primo, perché sono progetti in cui le persone si spendono a livello volontario principalmente, e soprattutto lo fanno in un contesto in cui non è semplice riuscire a coinvolgere i giovani e anche solo a spiegargli quanto può essere importante fare un'esperienza del genere. Quindi crediamo fortemente che l'unione, la connessione appunto sia importante per avere più forza, un'efficacia maggiore nell'azione, e quindi riuscire magari a far arrivare a più persone possibili queste opportunità, perché tante volte purtroppo ci troviamo anche ad avere proprio delle zone in cui non sanno minimamente che esistono queste opportunità e che i giovani possono partecipare a questo tipo di attività. Un po' come in tutte le associazioni, anche per EGE il punto di vista del far conoscere l'associazione è uno dei punti cruciali, una delle problematiche principali, perché spesso sembra quasi che si venda un prodotto e non che si stiano regalando delle opportunità. Perciò credo che questo evento sia davvero un'opportunità immensa per colmare questo divario, e quindi mi sento appunto di ringraziare tutte le associazioni che vi collaborano, principalmente anche il CASMI che ci sta dando questa grande opportunità.